conoscere la nostra struttura ex Grangia ed ex Carcere Borbonico, in realtà dobbiamo partire dal convento di Santa Maria dei Cangeli di Atella. La chiesa di Santa Maria dei Cangeli è già nominata in un documento del 1463, quando Papa Pio II concesse a un frate di ordine francescano, un certo Mauro del Regno, la possibilità di abitare un romitaggio, un piccolo romitaggio, in prossimità della chiesa di Santa Maria degli Angeli, nella piana di Santa Maria degli Angeli con lo stesso nome, che per intenderci per noi lionelesi è la zona del cosiddetto convento di Atella, praticamente, il convento di Atella. Si parla ancora dell'esistenza di questa chiesa di Santa Maria degli Angeli, abbiamo notizia dell'esistenza antecedente al 1475, abbiamo notizia di un altro documento che parla di un altro convento, quello di Santa Maria di Vitalba, collocato tra a sud di Atella, tra Atella e la Fiumara, e praticamente nella valle di Vitalba. Un convento che nel tempo fu abbandonato, erano frati minori osservanti, non dimenticati, fu abbandonato per l'insalubrità dell'area della zona. C'era la malaria, insomma, nell'area di Atella. E quindi decisero in realtà di abbandonare completamente la terra di Atella. Però agli atellani questo in realtà non era tanto gradito, non intendevano perdere una comunità di frati. E loro, con i frati e per i frati, si adopereranno a costruire un nuovo convento a nord di Atella, sempre nella piana di Santa Maria degli Angeli, e a fianco alla vecchia chiesetta di Santa Maria. Giustino Fortunato dice che sotto il pontificato di Papa Giulio II, tra il 1503 e il 1513, 12 frati si trasferirono dal vecchio convento di San Maria degli Albi al convento di San Maria degli Angeli. Erano novizi, e un convento che nel tempo si è arricchito di ben 8 fabbricati, dice Giustino Fortunato. Uno di questi era la Grangia o infermeria che fosse, oggi carcere mandamentale, dice Giustino Fortunato. E quindi il convento, allora qui siamo, ecco, questo è il convento, possiamo supporre che la vecchia chiesetta di Santa Maria degli Angeli, quella indicata, che fu inglobata e accorpata all'intero convento di Santa Maria degli Angeli. Questa in realtà è una prometria del piano terra, dove abbiamo a sinistra abbiamo la sala mensa, a sinistra la sala mensa, poi c'è la cucina, poi quel tratto che va giù nelle cantine, e al piano primo poi si sviluppavano i locali per le attività dei frati e per le stesse attività. È una struttura abbastanza bella, l'aspetto di un fortificato con questi 4 angoli a torrette. Questa è la chiesetta, quello che rimane della chiesetta è quello che è il chiostro. In realtà la chiesa del convento di Santa Maria degli Angeli è una chiesa abbastanza grande, con una navata centrale e una navata laterale. Ora, quindi praticamente Giustino Fortunato ci dice per la prima volta che questa struttura, grangia o infermeria che fosse, si trovava a Rionigro ed era il carcere mandamentale. La grangia in realtà non è altro che un deposito, è un capannone sostanzialmente, che aveva un passo carraio per consentire l'ingresso dei carri, quindi per depositare tutte le derrate alimentari, e aveva delle piccole finestre per non consentire l'eccessivo passaggio di luce, in quanto per la conservazione stessa delle derrate alimentari. In genere erano collocati in prossimità degli stessi conventi, qualora i terreni, i possedimenti dei terrieri erano molto limitati ed erano collocati negli stessi frati, però molti in realtà, quando i possedimenti erano molto più vasti, erano strutture addirittura abbastanza distanti dalla stessa grangia. Nella planimetria, vai avanti alla satellitare, qui sono indicati, in realtà questa è una foto satellitare, ci sono i vari monticchi indicati, poi c'è Atella con l'ubicazione del convento di Santa Maria degli Angeli, poi ci sta la grangia e
del coabitato di Rione Piemonte. In uno scritto viene detto che praticamente la Grangia si trovava a 3 miglia dal convento di Santa Maria degli Angeli, nel casale di Arenigro. Allora Arenigro riunire in un casale della terra. Allora, questa è una pianta catastale del 1926. C'è da dire che praticamente quando le Grangie erano collocate in una distanza notevole dal centro dal convento, in genere si circondava di casette per i coloni che occupavano la terra, e in quel caso si formavano i centri rurali. Noi abbiamo possibilità di supporre che anche Rione fosse un centro rurale e sarebbe costituito da quelle piccole case a piano terra che ancora oggi possiamo in parte ammirare di fronte all'ingresso dell'ex carcere, e che si sviluppavano intorno a uno spazio semiaperto, l'aia, per sistemare più o meno i grani, i frumenti, per poter poi farlo pulire dal vento, e poi portarlo nelle durate. Però se noi analizziamo la struttura proprio del complesso dell'ex Grangia, noi possiamo supporre che in realtà le funzioni potevano essere entrambe, sia di deposito che di infermeria, perché i locali a deposito, quelli collocati solo con un piano terra, quindi con un tetto a capanna, sarebbero quelli là. Quindi quella era la prima parte dei depositi dell'ex Grangia. Mentre la struttura vera e propria, che è una struttura più a carattere abitativo, si sviluppa su un piano terra e su un primo piano, poteva costituire la infermeria o la convalescenza. Per i frati che in quel caso erano malati, si trasferivano in una zona più salubre, che era quella di Rio Nero, oppure poteva costituire come stazioni di posta. Un esempio di infermeria, di stazioni di posta, noi lo abbiamo nel convento di Sant'Antonio, oggi casa di riposo. Quello era una specie di convalescenziale per i frati benedettini dell'abbazia di Monticchio. Questa è una diva di Lauretto, il nostro compare santo di Lauretto, e quello in realtà è il convento di Sant'Antonio così come si presentava ai primi del Novecento, oggi è in parte modificato. Allora, per quanto riguarda questo, è durante il restauro abbiamo riscontrato un arco e quindi un vano porta, un passo carraio chiuso, ed era in realtà il passo carraio che avrebbe consentito l'ingresso dei carri per il deposito delle derrate alimentari. È su una parete di quei locali che abbiamo indicato prima come deposito. Ora, metti la pianta della Grangia. Allora, per quanto riguarda la Grangia, in realtà ne abbiamo, si sviluppava su un piano terra e su un primo piano. Per quanto riguarda il piano terra, c'era un cortile poi adiacente costruito con la stessa pietra valica con cui è stato costruito l'intero blocco principale dell'interno, e c'era un primo piano costituito da tre stanze e un piccolo lago. Praticamente la funzione di Grangia l'ha avuto fino a, noi sappiamo che i frati francescani hanno abitato il convento di Santa Maria degli Angeli, hanno riformati, fino al 1796. Sappiamo che dal 1751 nel Regno di Napoli incominciò a essere praticato la pratica di esproprio dei beni ecclesiastici. Questo non tanto per i beni stessi, quanto per tutti i loro possedimenti mobili o che argenteria che servivano alla di Napoli per poter far fronte al terremoto avvenuto in Calabria intorno al 1740. Successivamente questa pratica di esproprio è continuata fino con la Repubblica Partenopea del 1799, quando nel 1806, quando Bonaparte nominò suo fratello Giuseppe Bonaparte come di Napoli di Sicilia. I conventi in realtà servivano per i francesi per farne caserme, oppure per alloggiare i soldati. Quando si trovavano all'interno di un centro abitato, erano passate alle comunità municipali, e quindi abbiamo ad esempio il convento di Aterna,
che in realtà l'attuale municipio è all'interno di un convento, Libra Candida è il municipio ancora all'interno di un convento delle ex teresiane. Rio Nero non aveva questa possibilità e sappiamo che intorno al 1800 e qualcosa passa in proprietà della famiglia De Martinis. Questo dice pure il professore Rio Vitale, che pure ha trattato il tema della Francia del convento di San Daniele degli Angeli. Ora, fino al 1831, il professor Vitale, diciamo, nelle sue ricerche, ha riscontrato che questo, anche la Francia, fosse nelle proprietà in possesso della famiglia De Martinis. La cosa che noi sappiamo sicuro è che dal 1831, comunque, nel possesso del demanio comunale. E c'è una delibera, se non fossero infortunatamente ridotti sotto l'aspetto presente di carcere, consistente in una casa per custode, ossia corpo di guardia, a lato e a vista del carcere formale per gli uomini, da dove per mezzo di una gradinata si ascende alla parte superiore in cui vi è una camera d'uso di qualche detenuto ammalato, altra per i detenuti di qualche condizione e di picciolo reale, altra per le donne, e la quarta che contiene il recipiente immondo. Oltre ad uno spazio murato interamente, detto vaglio, da servire per inspirarsi dai detenuti un'aria pura, vi è pure altra casa quasi contigua che serve agli urbani contenti. Sindaco Anselmo Fortunato. De Curioni sarebbe già una consigliera, immagino. Nicola Rotondo, Samuele Cima, Antonio Zaccagnino, Giosuè Rigillo, Angelo D'Andria, Felice Carriera, vi nomino tutti, Giuseppe Di Maria, Domenico Antonio Bruno, Michele Cima, Filippo Longo, Stefano Frascolla, Michele Brienza, Filippo Capa, Giuseppe D'Adamo, Giuseppe Faraone, Michele Mazzucca e Michelangelo Di Uglio. Allora, praticamente, dal 1831, che è sicuro nel possesso del demanio comunale, questa struttura perde il ruolo di francia e incomincia ad assumere il ruolo di ex carcere. Nel 1831, praticamente, il carcere di Rio Nero, prima, come ho letto nel testo del professor Vitale, erano alcuni locali ficcati dal comune che si trovano intorno alla chiesa madre. E pare che, diciamo, il fitto di anno in anno fosse sempre più alto, per cui a un certo punto il comune decise di non pagare più fitto e di creare una struttura vera e propria, che all'inizio era carcere fondamentale del comune di Rio Nero, e poi successivamente, in seguito ad accordi con il comune di Parigi, di Pacandida e Aterna, divenne carcere circondariale, fondamentale circondariale. Allora, nel 1831 il comune di Rio Nero affidò a un capo d'artiglieria, un certo Eustachio Rotondo, l'incarico di redigere un progetto per la trasformazione della Francia in carcere. E nel novembre del 1831 il Rotondo presentò il progetto, tanto che nel 1832 il comune fece la gara d'appalto. Alla gara d'appalto si presentò un certo signor Vincenzo Pennacchio, garante Nardozza, il quale diciamo, fece l'offerta e provvisoriamente gli furono affidati i lavori. Il giorno successivo invece si presentò, dice il testo qui in archivio, si presentò il muratore Marco Di Leonardo, il quale chiese di poter essere ammesso alla gara e quindi partecipare all'appalto. Gli fu concesso, poi c'è tutta una storia, diciamo, si è svolta tutta la gara d'appalto con la cantiglia, eccetera, 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 ma diciamo l'appalto fu comunque alla fine affidato a Vincenzo Pennacchio per 929 ducati. Nel 1833 iniziano, nel 1832 secondo metà iniziano i lavori di trasformazione della Francia in carcere, e nel 1833 diventa quindi effettivamente funzionante come per tale nazione di carcere. Allora, l'intervento in realtà non è che è consistito in una eccessiva trasformazione. È stato realizzato soltanto una cinta, un muro di cinta, come vediamo con delle feritoie, ce ne sono 20 che dà su Vico Annunziata, 6 che dà su via Mazzini, allora si chiamava via Carcere, e 8 sono qui sul largo Mazzini, che sarebbe largo Carcere. Di queste 8 noi vediamo che 2 sono in diagonali,
che traguardano verso il portone e hanno due fori che si concentrano al centro del portone che dà la possibilità di sparo in caso di eventuali attentati. E sarebbero questi due laterali. Poi nel 1027 l'abbiamo domanda. Quindi come vediamo, per quanto riguarda il piano terra c'era l'ingresso e poi c'era proprio un carcere per uomini. Si saliva al primo piano e c'era a sinistra c'era la cella per i detenuti ammalati, poi c'erano i detenuti di rango, dice la divisa, i detenuti di rango, i piccoli reati e la cella per le donne e quelli di ricevimento in mondo, il gabinetto mobile, all'epoca il gabinetto mobile. Per quanto riguarda invece i locali del deposito della Francia, uno serviva per la cassa del custode, che ancora oggi poi è rimasta proprietà privata con ingresso in realtà autonomi dipendenti subito prima annunziata, l'altro ambiente era per il come corpo di guardia e poi il terzo, che è ancora un'uscita sul Largo Mazzini, oggi proprietà privata, era gli urbani per la custodia, sarebbero i civili che lavoravano per il carcere. Questo fino al 1851 rimase con questa. Le feriture potrebbero spiegarsi sul fatto che anche prima dell'Unità d'Italia vi era imperversavano i briganti, famosi erano un certo Maccapane, il fratello di Giordano e poi un certo Angiolino, che imperversavano nella zona e quindi probabilmente la necessità di queste feriture, quindi a motivo di fortificazione, si giustifica per questo motivo. Fino al 1851, quando successe un evento disastroso, un grande terremoto. Ce ne parla di questo terremoto il nostro concittadino Pietrafesa, il quale dice... Allora dice, alle 19:15 del 14 agosto, d'un tratto, una violenta scossa con vicenda sussultoria e ondulatoria colpisce Nerfi, Barile, Rapolla, Rionigro, Venusa, Lipacante, La Ginestra e Lavello, seguita dopo un'ora da una replica ancora più violenta. La scossa durò circa 20 secondi, con un muto prima sussultorio e poi ondulatorio, e alle ore 19:10 d'Italia, sino alla sera, la terra tremò più di 15 volte. A Rionero in particolare tutto è andato in rovina e quelle poche case che sembrano aver resistito alla violenza del terremoto vanno demolite. L'amministrazione comunale provvede subito al restauro del giudicato, della cancelleria comunale e dei forni per panizzare. Non destano preoccupazioni i detenuti usciti dal carcere crollato e messi subito a disposizione delle autorità per rimuovere e seppellire i cadaveri. Quindi in realtà noi sappiamo che nel 1851, quindi con questo terremoto disastroso, il carcere è quasi tutto crollato. Vai avanti, Tomà. Praticamente, questo possiamo anche vedere, è stato il crollo che certamente ha interessato tutta la parte del muro di cinta, avrà interessato la parte della copertura del carcere, in quanto probabilmente doveva essere una struttura sia in piano terra che in primo piano coperta con volte in muratura, dato lo spessore dei muri della stessa struttura, ma furono crollate e probabilmente poi rifatti in solai in legno. Tracce di queste strutture e di questi crolli noi possiamo avere nella stanza al primo piano, dove è rimasto un accenno di un posto di volta. Come non riesce ad andare? Sarebbe nella cella e praticamente proprio nella prima stanza d'ingresso dove ancora è rimasto una volta più cella. Se riesce a mettere la fotografia. Poi nel 1851 ci fu un terremoto anche violento che interessò più la parte del Potentino nel 1857. Allora, nella fase di ripresa noi riteniamo che siano state anche realizzate le torrette di guardia su tre angoli della stessa cinta di mura, che sarebbero queste tre, 1, 2 e 3.
siamo in un periodo in cui il brigandaggio insomma diventa ancora più feroce e quindi la necessità tutto sommato di custodire e salvaguardare questa struttura di caccia. Le torrette sono quelle che si vedono là sopra. Quella parte in grigio è il muro che è crollato, è stato realizzato, e poi dalle fotografie si vede proprio la fattura diversa del primo tratto di muratura e del secondo tratto che è stato ricostruito. Nel 1851 al 1890 abbiamo anche alcuni graffiti del 1917, attraverso alcuni graffiti che adesso vedremo, vediamo come la vita, diciamo, i personaggi che si sono in qualche maniera avvicinati in questa struttura. Allora, questo credo che sia l'architrave della cella di rigore. Nel 1851 il carcere viene anche arricchito di una cella di rigore, e questi sono i graffiti sugli stipi e sul portale. Quindi si leggono alcune date, 1917, alcune scritte, vai avanti con noi. Ecco, questa è la cella di rigore interno. Sull'architrave della porta d'ingresso noi all'inizio abbiamo trovato questi due graffiti C, R, sotto, e C con una mezza lettera. All'inizio abbiamo pensato in qualcosa che tutti quanti, però siamo andati un po' avanti, non abbiamo proseguito, ma pare storicamente che Rocco non sia mai passato da questo carcere, quindi o era un simpatizzante o era, diciamo, un omologo. Questi sono altri graffiti sul ritorno lasciato, conservato in parte della cella di rigore. Vai avanti, vedi, si vedono più lontano. Oh, questa, diciamo, è la cella oggi destinata come museo, la cella di Crocco. Questa finestra che è indicata è stata murata dopo il 1900, ovviamente, perché noi abbiamo trovato il museo e l'abbiamo liberata. E liberando abbiamo trovato dei graffiti sulla soglia, graffiti forse la luce non consente di vedere, però diciamo di un certo interesse. In genere erano sempre rappresentati tipo capanne, tipo case con la croce sopra, però c'era un graffito insomma alquanto enigmatico, anche di una sua rara, diciamo, bellezza nel suo libro. Questa è una DM che si trova nell'altra finestra. Qui leggiamo Donato Antonio Rosa 1898, e sarebbe questo, diciamo, descrizione. Ecco, questo è il graffito un po' enigmatico e siamo intorno all'86, di A, B, G, non sappiamo che simboli di chi possono essere. Quindi, altri graffiti sono sulle architravi in legno delle finestre, delle celle. Ecco qui tutti i simboli, 1905, R del B, G di Z, e ce ne sono altri, ma questa è la lasciata di me. Donato Chiarito. Restaio. E quindi arriviamo in questo modo al 1930. Nel 1930 c'è stato in realtà un altro evento sismico disastroso che certamente ha provocato danni alla struttura. Questi danni innanzitutto si sono concentrati sulle torrette, in quanto è la parte strutturalmente più debole, vuol dire dell'intero muro di cinta, e poi sono crollati un'altra volta la copertura e qualche solaio, tanto che nel 1930 poi è stato realizzato un solaio in parte di cemento, diciamo, un calcestruzzo con cordolatura, e nei tempi in cui già si cominciano ad applicare queste tecniche. E le torrette poi non sono state più ricostruite, ovviamente non servivano più, e noi le possiamo vedere in queste riprese murali con pietra lavica nera diversa da tutto il resto, perché nel 1831 il muro di cinta fu realizzato in pietra calcarea bianca. Questo è un altro angolo, e poi ce n'è un altro giù in prossimità della casa del costruttore. In realtà noi con l'intervento di restauro non abbiamo fatto altro che, diciamo, valorizzare una struttura, perché il restauro non è consistito in opere speciali, insomma, non soltanto cercare di valorizzare, di fare emergere quello che era la bellezza e la semplicità della struttura. Dopo il 1930 nel cortile era stato realizzato questo, diciamo, casotto come corpo di guardia, e
era la proprietà, diciamo, privata, aveva l'accesso verso l'esterno, quella sarebbe la casa del custode, in realtà. Questa poi divenne proprietà privata, da poco proprietà privata, e l'unica che è rimasta, diciamo, aggregata alla struttura dell'ex carcere è questa qua, che era un tempo il corpo di guardia. Con i lavori di restauro noi abbiamo innanzitutto demolito quel corpo che era una superfetazione aggiunta, abbiamo in qualche maniera eliminato alcune superfetazioni, alcuni substrati, e con le fotografie potremmo. Questa, diciamo, è la parte come era prima. Questo è il cortile interno, come l'abbiamo trovato. Il casotto che abbiamo demolito era tutto indagato, e questo in realtà è come qui l'abbiamo riportato alla luce. Abbiamo in questo caso scoperto le 34 feriture, e la pavimentazione l'abbiamo realizzato grazie, diciamo, al regalo che ci ha fatto l'amministrazione nel rifacimento della pavimentazione di via Emanuele Gianturco. Abbiamo chiesto e gentilmente ottenuto di poter utilizzare le basi in pietra larga che venivano diverse dalla pavimentazione, e le abbiamo riutilizzate per la realizzazione di questa della pavimentazione del cortile interno. Questo è il prospetto su via Mazzini, come era prima, come si presentava prima, e questo, diciamo, è come l'abbiamo riportato. In realtà abbiamo cercato di valorizzare, e speriamo di poter sempre conservare, anche il fontanino, di cui oggi, insomma, sono rimasti pochi esemplari anche all'interno stesso del paese di Giovanni. Questa era la parte su Barco Mazzini, e così l'abbiamo riportato il tetto al padiglione, così come era in origine, modificato nel 1930, una vecchia feritoia murata, poi riaperta. Vai avanti, Tommaso. Questo è il vetro della cella di rigore, con le feriture occultate. Questa è una ricultura che abbiamo fatto. Questo è l'ingresso della cella di rigore, riportato con le sue dimensioni originali. All'interno abbiamo demolito il solaio di sottotetto in vetro e cemento, e abbiamo ripristinato una copertura, come tipologia soltanto ovviamente, una copertura in legno, contrario in legno visto e tavolato. Questo è un solaio in puntelle e tavellone. Diciamo sostanzialmente. All'interno adesso di questa struttura diciamo, è stato già anticipato il simbolo del museo del brigantaggio. A piano terra, nella ex cella dei tenuti, ci sta una piccola saletta proiezione, e poi con un video per questo è l'esterno della, e questo è l'interno con i piani di illuminazione. Quindi un museo multimediale, ecco qua, praticamente abbiamo tutti i locali adibiti. Questa è la sala proiezione, avanti invece ci sta una sala video. Questa è la stanza dei briganti, collocata nella ex stanza per detenuti ammalati, il corridoio del primo piano di accesso. Questa è la stanza delle brigandesse, dove stavano le donne, dopo dove stavano i piccioli detenuti del piccolo reato, e la sala di crocco. Con un clip, non so, c'è una penna che si spoglia, per cui uno può anche sfogare. Voglio solo ringraziare, diciamo, nella redazione di questo catalogo, ho ritenuto, insomma, opportuno, giusto, e anche di grande aiuto usufruire della collaborazione di due giovani laureati, Antonella Maus, laureata in beni culturali, che ha trattato la parte del brigantaggio, e Lisa Sireno, che è invece laureata in arti grafiche e design, e ha curato tutta la parte del design. Quindi, diciamo, non tutto è opera nostra, ovviamente, senza il loro aiuto non avremmo potuto realizzare questa brochure. Ringrazio ancora il presidente Donato Laus della Silvio Habitat, e il presidente Donato Scavone della Prisma, che hanno consentito la stampa di questa pubblicazione.
tutte le altre maestranze che mi hanno, diciamo, supportato e forse molte volte sopportato, insomma, durante la fase dei lavori, e ovviamente, insomma, anche l'amministrazione comunale che ci è stata sempre vicina in tutte le fasi dell'intervento. Grazie.